Grazie. Allora, adesso Fabio Rizzi sulla sanità, che completa il quadro della mozione welfare. Sì, io. Buongiorno a tutti innanzitutto e grazie di essere intervenuti. In tre minuti non entrerò nelle valenze prettamente sanitarie, per le quali vi rimando alla mozione specifica allegata che presto sarà disponibile, completata anche con i fortissimi contributi derivati dal tavolo tecnico di ieri, che approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno dato questi contributi. Sono stati talmente tanti che non siamo riusciti a completare la mozione allegata alla mozione unitaria, ma nei prossimi giorni verrà inviata a tutti. In questa sede io credo che sia interessante lanciare solo dei messaggi politici per quanto riguarda la possibilità determinata dalla creazione del sistema sociosanitario della macroregione, che credo che possano essere riassunti fondamentalmente in quattro punti. Partendo dal fatto che la salute è un bene primario garantito dalla Costituzione e la costituzione di un sistema sociosanitario unico della macroregione può diventare un sistema in grado di muovere 50 miliardi di euro all'anno, 30 solo con le prime tre macroregioni, 30 milioni di abitanti, 20 solo con le prime tre macroregioni. Ed essendo la salute un bene primario, diventa un qualcosa di innegabile, per cui deve essere il cuneo attraverso la quale noi possiamo cercare di introdurre la prima vera lotta contro il sistema centrale, cercando di trattenere risorse sul nostro territorio. Oltretutto la sanità rappresenta circa l'80% dei bilanci regionali e tutto ciò è fattibile a normativa vigente, perché non dimentichiamoci che la sanità è una delle materie già devolute alle regioni, per cui si tratta solo di riuscire a unificare e a mettere assieme i sistemi per creare questa massa d'urto. Come discendenza di questo primo punto c'è il secondo, secondo il quale noi dobbiamo rimettere al centro del sistema l'appropriatezza clinica e assistenziale, prima che economica. Non vuol dire andare a sperperare le risorse, però dobbiamo piantarla di tirare noi la cinghia per far scialacquare le nostre risorse agli altri. Ce l'ha raccontato Max prima. Non è possibile avere una differenza tra 0,04 e 0,26 centesimi per una siringa. Noi dobbiamo usare tutte le nostre risorse economiche per garantire un welfare universalistico e gratuito, considerando il fatto che noi le tasse già le paghiamo. Non dobbiamo pagarle aggiuntivamente, i ticket li dobbiamo lasciare agli altri che non sanno reperire le loro risorse. Noi dobbiamo garantire un'adeguata protezione a tutte le fragilità, rimettendo il territorio al centro del sistema, ad esempio andando a rivedere completamente la legge Basaglia, la legge che regola la psichiatria, che ormai non è più accettabile nella situazione moderna, ma parallelamente all'attenzione sul territorio dobbiamo garantire ai nostri cittadini un'assistenza di assoluta qualità, di ricerca, di tecnologia e di innovazione a livello ospedaliero. Il terzo forte messaggio, altrettanto politico, è che come dobbiamo superare l'INPS, dobbiamo superare anche l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Dobbiamo creare l'ANFA, dove M sta per macroregione, perché il cittadino del Nord non può più sopportare di essere considerato un cittadino di serie B a livello europeo per il fatto che aspettiamo mediamente 18 mesi più del resto d'Europa per vedere registrati i farmaci innovativi e le tecnologie innovative a causa dell'ormai insopportabile lungaggine burocratica romana. L'ultimo punto invece, che si interseca pesantemente con il tavolo dell'economia, visto che il sistema sanitario della macroregione, come dicevamo, muove potenzialmente 50 miliardi di euro all'anno, se superiamo quel limite del continuare a vedere la sanità solo come un'erogazione di servizi, ma cerchiamo di vederla anche in un'ottica imprenditoriale aziendale, questa è la più grande azienda, non d'Italia ma d'Europa, attorno alla quale può partire un volano virtuoso economico territoriale a vantaggio delle nostre imprese, delle nostre aziende, a partire dal concetto dell'appalto a chilometro zero, che può produrre davvero posti di lavoro e ricchezza sul nostro territorio. Prima il Nord.